Ciao a tutti, oggi preparerò con voi una deliziosa pasta al tonno con zucchine, pomodorini e Philadelphia. Iniziamo subito. Pentola capiente, mettiamo il sale e attendiamo che arrivi a bollore. Per prima cosa bisogna tagliare a cubetti piccoli la zucchina. Tagliate le zucchine, le mettiamo da parte ed andiamo avanti tagliando i pomodorini. Tagliati anche i pomodorini, ci andiamo a tagliare piccoli piccoli anche 2-3 cappe di sottosale. Sminuzziamo anche un paio di acciughe sott'olio e mettiamo tutto insieme. Adesso mi taglio finemente un pezzettino di cipolla e mi preparo anche un aglio. Tagliato tutto, ci spostiamo sui fornelli. Olio extravergine di oliva, fiamma media. Metto lo spicchietto d'aglio, aggiungo cipolle, acciughe e capperi e faccio rosolare per un minutino. Passato un minuto, abbassiamo la fiamma ed aggiungiamo le zucchine e i pomodorini. E lasciamo cuocere a fiamma dolce per un paio di minuti. Passati un paio di minuti, alziamo la fiamma e sfumiamo con una tazzina di vino bianco secco. Lasciamo a fiamma alta per far evaporare velocemente l'alcol. Adesso togliamo il tonno dalle scatolette e lo mettiamo a sgocciolare in uno scolapasta. Per comodità mi taglio a cubetti la Philadelphia e la metto da parte. L'acqua bolle, mettiamo la pasta. Ci siamo, possiamo spegnere. Mettiamo il tonno e mescoliamo un po'. Ne approfitto per togliere lo spicchietto d'aglio. La passo al dente, la trasferisco direttamente in padella. Accendo a minimo sotto la padella. Metto la Philadelphia. Abbiamo da parte l'acqua di cottura, qualora dovesse servire. Mescoliamo per bene in maniera tale da far sciogliere la Philadelphia. Sciolta la Philadelphia, spengo la fiamma, do un'ultima mescolata e vado ad impiattare. Che bel piatto! Un goccio di olio extravergine di oliva, un po' di peperoncino piccante ancora e come al solito assaggio con voi. È deliziosa, io ve la straconsiglio. Fatela e fatemi sapere come vi è venuta. Se questa ricetta vi è piaciuta, condividetela, condividete questo video, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!